Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog barra griccio. Come state? Questo è un video vlog dove vi parlo un po' sempre della mia vita privata reale. Oggi ho fatto un sacco di spesa, vi ripeto, non ho fatto il video solo della spesa perché ero troppo stanca e non avevo voglia. E quindi ho deciso di fare così un video di chiacchiericcio. Niente ragazze, spero che voi state bene. Io, insomma, bene non direi, ma si va avanti, diciamo. E niente, scusate il calcio che abbaia, ma penso che stia rientrando mia nonna. E vabbè, e niente. Se vedete che ho spostato di location, ve ne accorgerete tra un minuto e l'altro, quando stoppo il video. Quando metto in pausa il video, sarebbe. Comunque, per stringere un po' i tempi, oggi sono andata alla spesa, sono andata alla posta a ricaricare il mio telefonino e poi ovviamente sono andata per aggiustare un nuovo telefono Xiaomi Mi 11 Lite da 5 GB, perché ahimè da 5 GB sarebbe, perché è un po' andato non è, insomma l'ho un po' distrutto, spopolato, perché siamo vedere cosa voi direte. Beh, cosa è successo? No, è successo che io con i telefonini proprio siamo zero parallelo, ovvero che ogni tanto mi capita di distruggere così da un momento all'altro. Vabbè, non voglio dire brutte cose, però lasciamo perdere, che è meglio avere, non parlare di brutte cose. Insomma, i telefonini con me non vanno molto d'accordo, però ogni tanto ci litigo e quindi no comment, non voglio parlare di brutte cose. Comunque niente ragazze, era solo per dirvi che volevo un po' parlare con voi. Ho fatto la spesa, ho comprato l'uovo di Clio, quindi Clio Makeup, quindi Clio, se vedete questo video, in un video vi farò lo spacchettamento delle uova di Clio Makeup. Non lo faccio oggi, ma lo farò a Pasqua, sempre se l'uovo ci arriva a Pasqua, perché non lo so. L'ho comprato e l'ho pagato 10,90 euro, non per vantarmi, però ho voluto fare sostenere la mia amata, la nostra, anzi parliamo bene, la nostra amata Clio Makeup. E niente, quindi ho detto perché non acquistare l'uovo di Clio per sostenere lei e tutte le cose che fa lei. Dai, da bravina, acquistiamo che è meglio. Acquistate, che, io, beh, che va bene acquistare. Dipende dal portafoglio che avete, ma vabbè, io non mi metto in mezzo ai vostri acquisti. Ognuno fa con i soldi proprio ciò che crede. Poi siete liberi o meno di acquistare o no. Quindi vabbè. Vabbè. Quindi niente ragazze, era solo per dirvi che volevo parlare un po' con voi. E ho fatto tanta spesa, ho comprato poche cose, perché tra l'altro non era neanche in programma di comprare l'uovo, però io ho voluto comprare, quindi si è un po' scazzata, mia nonna ci ha avuto ragione, però nulla, scusate se guardavo di lato, ma mi è arrivata una notifica dalla team, quando mai, e vabbè, e quindi non era in programma, ma sono un po' scazzata, mia nonna, scusate il contrasto che sto dicendo, però è la verità, e ha detto, ma scusa, avevi 10 euro, poi dice che non ce li hai, è vero, aveva ragione. Poi alla fine avevo 50 euro e con 50 euro sono riuscita a questo uovo. Perdonami nonna se vedrai questo video, però non ce l'ho fatta a non acquistarlo e quindi ho detto non ho resistito. Dai raga, come si fa a non resistere agli uovi di Clio Makeup, cioè ai prodottini Clio Makeup, così chissà cosa ci sarà dentro, se makeup o trucchi, non si sa, e bisogna scoprirlo. E tra virgolette sono anche contenta, l'ho pure ringraziata, ma lei insomma l'ha presa un po' male, perché potevo benissimo aspettare ad acquistare l'uovo, magari domani, dopodomani, però se poi magari dopodomani andava alla ruba, meno male che l'ho acquistato oggi, vuol dire, e magari vuol dire mi starete dicendo che ma che sfacciata che sei, non potevi aspettare, e cosa, avete ragione, scrivetemi quanto volete, però
Non ce l'ho fatta, ragazzi. Ho voluto prenderlo e basta, tutto lì. Anche perché tra un po' è Pasqua, almeno così ho l'uovetto tutto per me personalizzato, che riguarda Clio Makeup, perché io adoro troppo Clio Makeup. Clio Makeup mi piace un botto, quindi top. Un ultimo affare. Adesso vediamo se cosa, la sorpresa che mi aspetta, la sorpresa che mi aspetta. E vediamo soprattutto se l'uovo quando lo apro non è troppo piccolino, però vabbè, non importa, importante è importante il pensiero che mi sono fatta, che mi ha fatto mia nonna. Non so quanto pesa, vabbè, non importa, basta che sia buono l'uovo, ma di sicuro sarà buono, è cioccolato al latte, quindi ciao ne proprio, me lo mangerò in un battibaleno, un battibaleno no, però vabbè. Comunque, via, cambiando il discorso, sono andata un po' a fare delle commissioni, sono andata per le cose della mia educatrice. E ho preso un documento che ovviamente devo rimandare a lunedì, no lunedì, scusate, venerdì mattina alle 9 devo essere lì. E quindi niente, ragazze, speriamo tutto bene. All'inizio, se riuscirò a mettere questo video, metterò, se volete mettere like, supportarmi con like, dislike o like, e niente, attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente. E niente ragazze, basta, era tutto qua, va bene? Scusate per il rumore della televisione, ma mi piace di più quando sono con la televisione accesa. Mia nonna tanto è su che sta lavorando a mettere a posto casa. E noi appunto, mettete appunto like, commento e iscrivetevi, attivate la campanella. E seguitemi su tutti gli altri social, ciao! Zombie apocalypse.